radio station, Radio Bruno. Via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro vai, mai. La canzone di Alfa per iniziare il nostro pomeriggio insieme, benvenuti. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Buongiorno, ciao. Devo dire... No, aspetta, scusa, ma di solito è Achille Maini, Barbara Pinotti. Vabbè, allora, noi siamo ospiti di Andrea. Prego, fai lo speaker ufficiale di Radio Bruno. Benvenuti su Radio Bruno, un saluto da Alfa, inizia adesso il Fans Club. Barba. Hai visto? Ho studiato. Bravo, preso. Andiamo in pensione, Barbara. Andiamo addirittura. Radio Bruno arriva. Su Radio Bruno arriva. Fans Club. Fans Club. Fans Club. Fans Club. Fans Club. Allora, adesso possiamo dirlo. Benvenuti, Barbara Pinotti, Achille Maini. Con noi c'è Alfa, che oggi chiameremo Andrea anche perché è il suo nome. Benvenuto a Radio Bruno. È anche il mio nome. Ciao a tutti, buongiorno. Grazie per avermi invitato. Ma è un piacere averti qui. È proprio un piacere. Ci porta delle belle, delle good vibes. Ma poi avete il microfono giallo, tutto sì. Molto giallo qua, quindi mi sento a casa. Eh sì, poi c'è questo cuore giallo, porta fortuna. Ovunque, che ti stai ovunque, portando. Guarda. Ah, sempre ce l'hai qua, anche ce l'ho oggi. Sempre, anche qua. Solo che pioveva, quindi mi sono un poco più coperto. Ma si pare anche lasciare. A questo punto già sì, la sciarpa di cuori gialli. Ma merchandising? Tutto. Sì, tanti cuori gialli sicuramente. Bene, noi abbiamo cominciato l'appuntamento di oggi pomeriggio con te, con Vai, che è già disco d'oro. Let's e go! Via con un altro riconoscimento. Disco giallo. Disco giallo. Disco giallo. Altro riconoscimento dopo il premio Asso Musica per migliore artista emergente a Sanremo, è un'altra cosa bellissima. Ma io ti voglio chiedere del videoclip che è stato girato all'aeroporto di Casale Monferrato, giusto? Sì, nel cielo dell'aeroporto, cioè, di Casale Monferrato. Perché uno all'aeroporto lo può fare un video, è normale. Se lo fai nel cielo a 4000 metri ti butti, è più strano. Lì Google Maps non funziona. No, non funzionava niente. Ma hai fatto più lanci oppure buona uno la prima? Solo. Dovevo farlo due volte, però dopo la prima ho detto ragazzi, sapete che c'è, io non lo farò mai più. Grazie mille a tutti. Bellissimo. Non voglio scoraggiare quelli che lo fanno, perché in realtà se siete curiosi di farlo, fatelo, è un'esperienza fighissima. Però a me è bastato, cioè, ok, l'ho fatto, tic sulle liste delle cose da fare, basta. Esatto, mai cancellato più. Comunque c'è più adrenalina, buttarsi col paracadute oppure salire sul palco del Festival di Sanremo, salire o cantare sul... davanti a 10.000 persone a Milano al Forum? È stato un mese intenso, ti dico la verità, pieno di adrenalina. Beh, allora a livello di ansia sicuramente Sanremo è molto. Però Sanremo molto lo rifaresti? Al contrario, ti dico, ora come ora sono troppo stanco per pensare di fare un altro Sanremo, perché poi con la promozione e tutto quanto giri molto. Però sì, mi piacerebbe, non dico per forza l'anno prossimo, però nella vita mi piacerebbe, è stata un'esperienza fighissima comunque. E te la sei sudata anche, perché l'anno scorso invece sì, purtroppo è andata male, ma quest'anno ci si è rifatti alla grande. Ma io sono andato lì anche senza, ti dico la verità, con proprio poche aspettative, perché poi emergente, indipendente dal mondo del web e tutto, non mi aspettavo la top 10. Infatti sono gasato, cioè proprio onorato di questo risultato. Ma l'anno scorso, scusa, invece hai detto non è andata bene, cioè perché eri... Ha avuto la febbre, l'anno scorso avevo provato Sanremo Giovani. Sì. E mi era venuta la febbre a 39,5, quindi proprio voce sparita, il giorno anche delle selezioni. Anche tu sparito, 39. Anch'io sparito, ero proprio bloccato a letto. E quindi sono stato squalificato, cioè nel senso non ho potuto non fare, la mia... Esatto, non ho potuto neanche qualificarmi, diciamo. Però succede. Però quest'anno ti sei rifatto alla grande. E poi poco dopo Sanremo c'era un altro evento che ti stava aspettando, già sold out prima del festival. La sì, tua data a Milano al Forum. Praticamente sabato hai fatto entrare nella tua cameretta dove hai iniziato il tuo percorso 10.000 persone che cantavano con te. Com'è stato? Intanto infatti sul palco abbiamo rifatto la mia cameretta, la mia casa praticamente, per mantenere un po' quell'intimità, io e 10.000 persone. È stato una delle notti più belle della mia vita, semplicemente perché poi quando scrivi canzoni non ti aspetti mai che vengano cantate da così tante persone. Infatti mi sono commosso. È l'inizio di un percorso di palazzetti, una nuova forma, no, per la mia musica, per i concerti. Io ho iniziato a suonare nelle gelaterie, lo dico sempre, veramente nelle piazze, nei posti più improbabili. E suonare oggi nei palazzetti in tutta Italia mi onora e mi emoziona.
Anche perché tu non devi andare indietro tantissimo con la memoria per ripensare alle tue prime esibizioni, perché sei giovanissimo, 23 anni. Sì, sì, ti dico, ho iniziato a 12 a suonare la chitarra, avevo questa band alle medie, eravamo veramente scarsi. Come si chiamava la band? Non te lo voglio dire perché mi vergogno comunque, non te lo posso dire, te lo giuro, è proprio una cosa di cui mi vergogno tantissimo. Però c'è qualche video su YouTube, se cercate bene, non sono riuscito a eliminare tutto di quel periodo. Lo troveremo. Suonavamo alle feste delle scuole, no? E quindi insomma poi il mio primo live da solo l'ho fatto in una gelateria a Genova, che ero venuto lì con la mia chitarra, solo che avevano l'impianto karaoke. E quindi il mio primo live è stato letteralmente un karaoke con le basi MIDI. Bello. Beh, ma è tipo il Van Basco? Esatto. Bello. Era un po' quella cosa lì, che molto poesia. Hardcore. Però ci sta, nel senso da qualche parte bisogna pure iniziare, no? Assolutamente sì. Bene, sai che abbiamo un sacco di cose di cui parlare, però vogliamo parlare anche e ovviamente della tua musica, perché è uscito il tuo nuovo disco che ha un titolo bellissimo. Grazie. Dai, dillo tu. Ah, ok. Come se fosse uno speaker radiofonico. Esatto, state per ascoltare, giusto? Lo stanno per ascoltare. Ok, stiamo no, vabbè, per il mio ascoltare. Starete per ascoltare se rimanete connessi qui. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Tra l'altro con un intro del professor Roberto Vecchioni, una poesia da brivido, un altro grande regalo che ti ha fatto. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Titolo bellissimo, e c'è stata appunto quest'altra collaborazione dopo la serata delle cover con il professor Roberto Vecchioni. Io te lo voglio dire anche davanti a tutti, è stato uno dei momenti più emozionanti, non smettevo più di piangere. Grazie mille, anch'io. Anche per me è stato forte come esperienza. Ringrazio il professore, è stato un onore conoscere un uomo e un artista così giganti. Che ha tanto da dare e anche, sì. E anche da consigliare, magari ti ha dato qualche consiglio per la tua carriera? Allora, diciamo che poco prima di cantare mi ha visto che ero leggermente teso, chiaramente, Sanremo col professore Vecchioni, quindi insomma non riuscivo a sedermi. E lui mi ha detto una cosa molto bella, mi ha detto, ti dico una cosa che mi ha detto Gino Paoli, quando canti ci sei solo tu. Non importa quante persone davanti, piuttosto chiudi gli occhi. E per me quello è stato un grande consiglio, perché mi ha messo in una sorta di calma interiore che mi ha permesso di cantare. Io tra l'altro quando ho cantato mi sono tolto l'in-ear, che è una cosa che non si dovrebbe fare. L'in-ear sono gli apparecchi acustici, sì, quelli per ascoltarti, no? Senti direttamente l'uscita di musica e microfono. Esatto, sono le cuffie che usiamo noi cantanti. Io me lo sono tolto semplicemente perché queste occasioni della vita, come cantare col professore, ti capitano magari una volta nella vita, no? E quindi volevo sentire la voce sua dal mio orecchio, non attraverso l'impianto. Volevi proprio vivertela al 100%, sì, come, sì, esperienza, non soltanto da riguardare in un video, ma proprio da sentire sulla pelle. E ti dico, io quando ho cantato non mi sono sentito una nota, perché chiaramente quegli impianti servono appunto per ascoltare, però quelle non sono canzoni che canti facendo attenzione all'intonazione, cioè non ha importanza, devi andare proprio di cuore, no? Esatto, infatti stai andando di cuore, il famoso cuore giallo con le buone vibrazioni. Comunque complimenti anche per la copertina del disco, che è bellissima, fighissima. Grazie. Poi c'è quel picture disc da collezione che è meraviglioso, quanti ne hai firmati, ho visto? Migliaia, nel senso che poi comunque il vinile sta tornando, no? Ci sono un sacco di ragazzi che magari lo prendono senza neanche avere il giradischi, e io sono molto contento di questa cosa, perché questo ritorno del fascino dell'analogico è bello, perché io poi sono una generazione digitale, però anch'io vado a comprarmi i vinili degli artisti che stimo e che mi piacciono. Dai, tu sei cresciuto comunque in una famiglia dove si ascoltava tanta musica, sì, a partire da Vecchioni, perché so che Lucia San Siro è la canzone dei tuoi genitori. Sì, io sono, tante volte, sono in questo mondo anche grazie al professore Vecchioni, perché poi comunque i miei si sono innamorati con la sua canzone, quindi... Ma pensa invece, Alfa, quelli che saranno al mondo grazie a una tua canzone. Zero. Pensa a te. Che bella storia questa. Faccio ancora fatica a pensarci. Ogni tanto vedo delle cose che mi emozionano, tipo un padre che dedica alla figlia bellissimissima. Cioè ci sono quei momenti in cui dico, wow, pazzesco come la musica a volte ti colleghi con le persone in una maniera forte. Oh, tu hai citato bellissimissima, un successo strepitoso dell'estate 2023, una delle canzoni anche preferite dagli ascoltatori di Radio Bruno, e io ti dico, noi faremo il tour anche quest'anno, quindi durante l'estate. Io, se avete una panchina, ragazzi, io ma la canto. Panchina,
ti buttiamo su e tu fai quello che vuoi. Allora, abbiamo citato Bellissimissima e siccome io credo in te anche come speaker radiofonico, te la faccio lanciare su Radio Bruno. Dai. Ok, state per ascoltare qui su Radio Bruno Bellissimissima di Alfa. Na 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 na. Eh sì, ce la stavamo canticchiando e questa canzone ti sta molto a cuore, tant'è che l'hai inserita nel tuo live. Eh sì, abbiamo fatto questo mashup con una mia canzone che si chiama Wonderlust e prendiamo la coda famosa del na 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 di Hey Jude, perché è sempre bello, no? Fare un po' di citazioni ai Fab Four, dai, i Beatles sono citato, i Beatles. Hai citato Wonderlust e io volevo consigliare a tutti quelli che ti hanno appena conosciuto di ascoltare anche i dischi precedenti. Grazie, cioè, se vi va. Mi piaceva anche molto il titolo Wanderlust, che praticamente è la voglia di fare un viaggio. È una malattia proprio che c'ha il 30% della popolazione mondiale, che praticamente si annoia facilmente, quindi ha bisogno di fare esperienze nuove, che può essere viaggiare, può essere fare musica, può essere un po' tutto. Paracadutismo. Può essere cantare i Beatles ai concerti, può essere un sacco di cose. E mi piaceva un po' quel concetto. Per me Wanderlust è il mondo dove finisci quando fai qualcosa che ti piace tanto. E per me è scrivere canzoni e fare concerti. Però tu hai i tuoi live e soprattutto quest'ultimo al Forum, dove hai cantato Hey Jude, dove hai cantato anche altri brani storici. E la cosa sorprendente è che di tutte quelle migliaia di persone, penso io che fossero tutti ragazzi molto giovani, conoscevano tutti quelle canzoni lì. A me piace molto questa cosa e abbiamo fatto anche uno speciale di All You Need Is Love, perché sono un grande fan dei Beatles. Secondo me è bello, no, quando ci sono artisti, ci sono canzoni che arrivano a prescindere, no? E quindi celebrarli anche nei concerti è bello. Io non lo so, dopo il Covid, tutte quelle parole tipo assembramento, cioè rivedere un po' l'aggregazione, no? Rivedere proprio le persone che cantano assieme. Io poi ovviamente ho un pubblico di coetanei tendenzialmente, oppure magari il genitore che accompagna il figlio. Beh, è bello vedere quei momenti di scambio, no? E comunque qua al nostro numero di telefono stanno arrivando tantissimi messaggi e vi ringraziamo, ma fanbase di coetanei sì, ma ci sono tante persone che ci dicono le loro età e dicono io c'ho più di 60 anni e ti voglio un sacco bene, mi piaci un casino, quindi hai un pubblico trasversale. Mi sono aperto le nonne come target. Un saluto a tutte le nonne che ascoltano Radio Bruno. Sì, ma sai quante ci hanno scritto? Ti vorrei come nipote. Ma se mi cucinate qualcosa, ragazzi, io ci sono, ci sono. Cucinatemi qualcosa. E puoi dare qualche informazione sui tuoi piatti preferiti a questo punto. Tu sei genovese, fuori onda parlavamo anche dei panzotti con le noci. Esatto. Che non sono famosi come le trofie no, al pesto. E non è giusto. Ingiustamente, secondo me. Sì, beh, ma la trofia è sopravvalutata ormai. No, non puoi dire una cosa del genere, dai. No, panzotti, dai, dobbiamo rilanciare i panzotti. Ah, assolutamente. Ma mi scrivo, vieni a pranzo. Ragazzi, volentieri. Beh, tu hai un sacco da fare nelle prossime settimane. Ma un pranzo lo trovo sempre. Ma un bel tempo per un pranzo, per una cenetta, un aperitivo, lo trovi sempre. Stai preparando il tuo tour. Qualcuno, prendo spunto dai messaggi che ci sono arrivati, chiede qual è la cosa più bella del preparare un tour. La cosa che ti esalta di più, diciamo. Allora, per me è stato preparare il palco, perché abbiamo costruito una casa sul palco, proprio una casa vera, quindi con la mia cameretta, la cucina, il bagno, e quindi abbiamo praticamente fatto una giornata dall'IKEA praticamente per fare una casa sul palco. E qua che torna il giallo, e qua che esatto, torna il giallo. Esatto, e quello è stato molto divertente, ricreare la mia cameretta, la mia casa sul palco, che è qualcosa che in Italia non si è mai fatto, no? Un palco così teatrale, e quello mi ha divertito molto. Beh, effettivamente è una cosa molto molto originale. Tu intanto ti sei messo in saccoccia una bella data a Milano e per chi se la fosse persa, a Milano tornerai anche a novembre, il 25 di novembre di nuovo al Forum, e poi il 16 novembre c'è un'altra nuova data aggiunta che è quella di Roma al Palazzo dello Sport, ma ad aprile. Ad aprile, tra pochissimo, tra 30 giorni. Voi ti ricordi tutte quante le date? No, sì. se vuoi dirle tu, grazie. Allora, 5 aprile a Padova, 6 aprile Torino, 16 aprile Napoli, 19 aprile Bari, 21 aprile
Firenze e ci sono i biglietti in prevendita, e visto l'affetto che c'è, l'ammirazione per questo ragazzo, non ci saranno per molto, perché secondo me andranno a ruba. Andatelo a vedere perché è fantastico. Se vi va, è il mio primo tour nei palazzetti, se volete darmi fiducia non vi deluderò. Beh, ma che fiducia bisogna darti? Hai già fatto quanti dischi, hai fatto Sanremo, ci hai dimostrato. Vabbè, di però essere i palazzetti sono i palazzetti, dai. Capito, ma quello era un bel banco di prova, ma stando ai feedback, insomma, sembra che sia andato molto molto bene. Sono contentissimo. Sicuramente non è proprio una cosa così a scatola chiusa, ecco, sappiamo cosa ci troveremo dentro. E sai cosa ci troviamo noi adesso? Cosa facciamo noi al Fans Club Radio Bruno? Noi abbiamo il Radio Bruno Telesuona. Ok. Che cos'è? È un disco richiesta, praticamente. Okay. Noi chiediamo alle persone dei dischi, tre ne metteremo addirittura tra un quarto d'ora circa, anzi forse meno. E qua la legge è che gli artisti che passano a trovarci creano un jingle per lanciare la rubrica appunto dello spazio, del Radio Bruno Telesuona. A cappella, quindi... Come te viene? Ok, c'è Radio Bruno che te le suona, scegli tu la canzone e la mettiamo noi. Dai, carina. Bellissima. Orribile. Dai, vabbè, qualcosa. Dai. Tra l'altro mi ricordo una canzone. Sì, era qualcosa. Sì, cos'era? Un gran successo di dell'estate scorsa che ha veramente spaccato ed è sempre bello sentirla. Vero? Ma noi abbiamo finito il tempo. Sì. Ma io non voglio che andrà vada via. Però mi fanno cenno dall'altra parte del vetro che invece avrebbe da fare altre cose. Io ragazzi però per pranzo ci sono, vi ricordo, se mi cucinate qualcosa io compaio nelle case delle nonne che scrivono a Radio Bruno, cioè. Ma anche delle zie, io zie, faccio mamme, bene le lasagne. Tutto, se cucinate bene io ci sono. Bene, allora grazie Andrea, grazie ad Alfa per essere stato con noi. Grazie e ci vediamo live molto presto. Grazie, ciao Radio Bruno, ciao amici. Ciao Alfa.